Mazzara, ennesima segnalazione a vuoto su Denise Pipitone, la ragazza di Scalea, non è la bambina scomparsa nel 2004. Mazzara Pescherecci, in balia di libici e turchi, senza fine la guerra del pesce. Pantelleria, controlli dei carabinieri, scatta l'arresto per un 36enne dell'isola. Mazzara, operazione antidroga della polizia, arrestato in flagranza un 31enne. Mazzara, dragaggio del porto, non si registrano novità sull'avvio dei lavori. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. In apertura ancora una volta la vicenda relativa a Pescherecci Mazzaresi, questa volta preso di mira il peschereccio Michele Giacalone. Sentiamo. Ancora un attacco nei confronti di Pescherecci di Mazzara del Vallo. Il fatto è accaduto ieri verso le 10 nelle acque a nord di Cipro, si legge in una nota della Marina Militare Italiana. Alcuni pescherecci turchi hanno lanciato pietre e fumogeni contro il motopesca Michele Giacalone, che ha fortunatamente riportato danni lievi. Nella stessa zona si trovava anche San Giorgio I, che invece è rimasto integro. Sul posto sono intervenuti la fregata della Marina Militare Italiana Margottini in attività di pattugliamento a 35 miglia a sud, inserita nel dispositivo NATO Sea Guardian, che ha lanciato il proprio elicottero, ed una motovedetta della Guardia Costiera Turca che ha ingaggiato le imbarcazioni turche per indurle a cessare l'azione. La nave Margottini ha ingaggiato i pescherecci mazzaresi che si trovavano in quell'area di pesca, inducendoli ad allontanarsi in via precauzionale. Questi ultimi poi hanno comunicato l'intenzione di ricongiungersi ad un altro gruppo di motopesca italiani operante 6 miglia più ad ovest. Gli interventi della Guardia Costiera Turca e della Marina Militare Italiana hanno così consentito di ripristinare il controllo della situazione. Nei giorni scorsi, va ricordato, il mitragliamento del motopesca Aleseo da parte di una motovedetta libica con il ferimento del comandante Giuseppe Giacalone. Ed è ormai una vera e propria guerra del pesce, della quale a pagarne maggiormente lo scotto è la marineria mazzarese, i particolari nel servizio. Una guerra del pesce che ormai di giorno in giorno sembra acuirsi sempre di più e che anzi, dai tanti segnali sinora registrati, non lascia presagire nulla di buono. Dopo i proiettili libici con il mitragliamento del motopesca Aleseo e del ferimento del suo comandante, e dopo le pietre turche lanciate ieri verso il motopesca Michele Giacalone, appare del tutto chiaro che ci si trova di fronte ad una situazione che in verità si trascina ormai da decenni, ma che in questi ultimi mesi sta subendo un'accelerazione davvero preoccupante e che mette a serio rischio la sopravvivenza della marineria mazzarese e di ciò che rimane di un indotto che sulla marineria e sull'attività di pesca poggia gran parte della sua già precaria esistenza. Insomma, una guerra del pesce senza esclusione di colpi che di fatto restringe sempre di più i confini di un mare dove tra l'altro si registra una sensibile diminuzione della pescosità e dove si giocano anche delle partite geopolitiche tutt'altro che trascurabili, di fronte alle quali i circa 80 pescherecci mazzaresi rimasti oggi in attività ben poco possono fare se non sperare che qualcuno si decida una buona volta a mettere mano alla questione con interventi risolutori a livello di governo nazionale e di Unione Europea. E qui naturalmente entrano in partita i numeri di un peso politico che a livello nazionale ed europeo è andato sempre più scemando, un peso politico rimasto alquanto indietro e tutt'oggi quasi del tutto impreparato a recuperare terreno, anzi per meglio dire a recuperare tratti di mare di fronte a certe velleità e certi diktati unilaterali e fortemente illegittimi, come ad esempio quelli libici. In pratica, allo stato attuale delle cose, una partita che sembra davvero a perdere, mentre la marineria mazzarese vive una delle crisi più drammatiche che si siano mai registrate nella città, un tempo capitale europeo della pesca, ed oggi fanalino di coda, costretta quasi a mendicare un pezzo di mare dove poter gettare le reti. Ed intanto ieri il sindaco di Mazzara Guinci ha incontrato il ministro degli esteri Di Maio, ha avuto a Roma presso la Farnesina un proficuo incontro con il ministro degli affari esteri e alla cooperazione internazionale Luigi Di Maio, al quale ho voluto personalmente rappresentare il complesso tema della sicurezza dei nostri pescatori nel Mediterraneo dopo gli eventi drammatici di questi giorni, ha dichiarato il sindaco Guinci. Abbiamo affrontato insieme
insieme le possibili soluzioni per supportare il comparto pesca di Mazara in questo momento di grande difficoltà. Il Ministro ha assunto l'impegno di incontrarci prossimamente per attivare le iniziative pianificate, ha concluso il primo cittadino di Mazara. Non sono io, una breve frase che sgombera il campo dall'ennesima speranza di ritrovare Denise Pipitone scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. A pronunciarla la ragazza rom di Scalea. Il video di breve durata è stato diffuso dalla trasmissione Chi l'ha visto sui canali social, dunque si sarebbe rivelata nulla l'ennesima segnalazione su Denise pervenuta nelle ultime ore che ha fatto il giro dei media nazionali e dei social. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Operazione antidroga della polizia di Mazara, è stato arrestato un 31enne. Sentiamo. I poliziotti della squadra Pegaso del commissariato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo nei giorni scorsi hanno arrestato un 31enne pregiudicato e sorvegliato speciale. Il giovane, durante un controllo della polizia, è stato notato tra i vicoli della casba con fare sospetto ed è stato quindi sottoposto a perquisizione personale estesa anche al suo domicilio. Durante il controllo sono stati sequestrati 23 grammi di crack, una somma di denaro in banconote di piccolo taglio pari a 450 euro, due bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento di dosi. Sequestrato inoltre un sistema di videosorveglianza che sarebbe stato utilizzato dal 31enne per monitorare l'eventuale presenza delle forze di polizia. Per l'uomo è scattato quindi l'arresto in flagranza con l'accusa di detenzione a pieno dispaccio di sostanza stupefacente. Il 31enne è stato condotto su disposizione dell'autorità giudiziaria presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. L'uomo è stato anche deferito per la violazione degli obblighi riguardanti la misura della sorveglianza speciale. E controlli antidroga anche a Pantelleria. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 36 anni. Il servizio. Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri nel fine settimana appena trascorso a Pantelleria per il reato di produzione, detenzione e pieno di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'isola, durante un controllo antidroga, hanno scoperto una piantagione di canapa indiana in una zona impervia e difficile da raggiungere, lontana da abitazioni e dal centro abitato. Eseguiti alcuni controlli alla ricerca del proprietario o comunque di qualcuno che si prendesse cura delle piante, i militari dell'arma hanno approfondito l'attività sul posto. Analizzando il complesso impianto di irrigazione attivo al momento del controllo con un tubo lungo 70 metri, i carabinieri sono giunti all'interno dell'abitazione dell'uomo. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato e sequestrato 42 vasi in plastica con altrettante piante di canapa indiana dell'altezza di oltre un metro ed ancora 8 lampade alogene e materiale vario per la coltivazione e conservazione dello stupefacente. La droga e tutto il materiale trovato sono stati sequestrati, l'uomo invece è stato arrestato. Parliamo adesso di vaccini. Dopo oltre 40 giorni e un sollecito, finalmente abbiamo ricevuto risposta dall'ASP di Trapani alla nostra istanza di accesso agli atti in merito all'andamento della campagna vaccini nella nostra provincia, in particolare sul servizio di vaccinazione a domicilio destinato alle fasce di cittadini più fragili. A dichiararlo sono stati i deputati del Movimento 5 Stelle Vincenzo Sant'Angelo e Vita Martingiglio.
Dalle informazioni, si legge in una nota dei parlamentari, abbiamo appreso che sono solo due le unità mobili a disposizione per le vaccinazioni a domicilio per i territori di Trapani, Favignana, Paceco, Edice, Valdedice, Buseto, Palizzolo, Cussonaci e San Vitolo Capo. Inoltre abbiamo appreso che la data del 23 aprile scorso il distretto di Trapani aveva provveduto ad effettuare 921 vaccinazioni su 1.959 prenotazioni in elenco. Nonostante le recenti iniziative degli Open Weekend, la Sicilia resta ultima in classifica come percentuale di dosi somministrate in rapporto alle dosi consegnate, penultima per il numero di over 80enni vaccinati, prosegue ancora la nota, dati sui quali pesa l'esiguo numero delle unità mobili a disposizione della nostra provincia per le vaccinazioni a domicilio, che assumono un ruolo decisivo nell'immunizzazione dei disabili gravi over 70-80, prima grande sfida per scongiurare una nuova fase acuta dell'emergenza e proseguire con le riaperture in totale sicurezza, hanno concluso Sant'Angelo e Martinciglio. Vediamo i dati per quanto riguarda il coronavirus in provincia. Scende sotto quota 700 il numero degli attuali positivi nel trapanese. Non accadeva dal 2 aprile. I contagiati oggi sono 687, ieri erano 717. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono appena 24, per un totale di 13.391 da inizio pandemia. Non ci sono stati decessi, il bilancio sempre 322, mentre guariti e negativizzati sono 54, complessivamente sono 12.382. I ricoverati sono 39, di cui 4 in terapia intensiva. Vediamo la situazione nei comuni: Alcamo 130, Buseto 4, Calatafimi 17, Campobello 10, Castellammare 52, Castelvetrano 41, Cossonaci 1, Erice 46, Favignana 0, Gibellina 9, Marsala 206, Mazara 16, Paceco 19, Pantelleria 6, Partanna 2, Petrosino 7, Poggioreale 1, Salapoluta 0, Salemi 26, San Vitolo Capo 9, Santa Ninfa 1, Trapani 73, Valdelice 11, Vita 0. Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha nominato ieri con proprio provvedimento la giunta Young, come avevamo preannunciato nel nostro programma elettorale. Abbiamo ieri nominato la giunta Young, ha precisato Massimo Grillo. Lo abbiamo fatto perché crediamo tantissimo nell'apporto di idee, nell'impegno sociopolitico delle nuove generazioni. Della giunta Young sono stati chiamati a far parte Laura Doro, Gloria Genna, Andrea Russo, Enrico La Sala, Daia Caur, Valeria Genna. Gli assessori Young presteranno la loro opera in sinergia e collaborazione sia con il sindaco che con gli assessori della giunta istituzionale. Sempre ieri il sindaco Grillo ha anche ufficialmente annunciato che il suo portavoce sarà Renato Polizzi e che l'ufficio stampa viene affiancato da una struttura di comunicazione. In occasione della giornata mondiale della fibromialgia che si celebra oggi, l'amministrazione comunale trapanese aderisce alla campagna di sensibilizzazione Illuminiamo la fibromialgia 2021 promossa da AIF, illuminando di viola, colore simbolico della campagna, Palazzo Cavarretta. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. L'amministrazione Tranchida ha avviato il recupero del borgo Livio Bassi di Umeri. Il borgo è stato acquisito dal comune trapanese. L'ente ha autofinanziato il progetto di 450.000 euro per la riqualificazione e recupero del borgo, sito all'interno del villaggio rurale Umeri, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il 19 aprile sono iniziati i lavori. Il progetto contempla la manutenzione, il restauro e riqualificazione dell'ex edificio scolastico e delle suore, compreso l'arco di ingresso.
Le finalità saranno di tipo formativo, volte alla sensibilizzazione e diffusione delle coltivazioni agrarie innovative e autoctone della cultura contadina. Si avvicina la stagione estiva e ancora oggi la città di Mazara registra nulla di fatto per quanto riguarda l'escavazione del porto canale e il servizio. A grandi passi ormai verso l'arrivo dell'estate, questa nuova prossima stagione estiva verso la quale tutto si guarda con particolare attenzione e soprattutto con quel carico di speranze che finalmente i dati comportanti sull'andamento dei contagi da Covid-19 aprano le porte a quelle riaperture tanto agognate e chiamate a restituire una certa normalità nello scorrere della vita quotidiana. Una nuova stagione estiva che anche nella città di Mazara del Vallo si appresta quindi ad aprire i battenti e ad inaugurare quella ripartenza sulla quale poggiano le attese sia delle attività economiche e produttive cittadine fortemente penalizzate dalla pandemia e sia di quelle migliaia e migliaia di famiglie che da più di un anno ormai si sono trovate a stringere sempre di più la cinghia e ad affrontare situazioni in moltissimi casi davvero drammatiche. Sole, mare, bellezze naturali e tanta voglia, cioè di ricominciare con tutto a posto, si fa per dire, perché in effetti a ben guardare non tutti i tasselli del mosaico turistico cittadino sembrano ben assemblati al proprio posto, anzi più di una qualche pecca minaccia di lasciare per strada, o sarebbe meglio dire minaccia di lasciare per mare, una incompiuta non di poco conto e che da decenni ormai si trascina stancamente come una telenovela infinita. E ci si riferisce a quell'escavazione del Porto Canale per la quale si sono scritte fiumi di parole e si sono messe in scena tante di quelle passerelle televisive che solo a provare a contarle ci vorrebbe davvero parecchio tempo. Quante promesse, quanti impegni, quanti proclami e soprattutto quante scadenze date per sicure e poi miseramente naufragate. E così ancora oggi, nonostante l'enfasi di tanti comprimari ed attori della ribalta politico-televisiva, ancora oggi di escavazione siamo ancora con un nulla di fatto, con un porto canale pieno di acciacchi e con un fiume il cui stato di salute rasenta il coma profondo. Ma forse è destino che così vadano certe cose a Mazara del Vallo, in attesa magari di un'ennesima comparsata mediatica sempre pronta a calcare la scena. Ieri sera la presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, nonché di diversi cittadini trapanesi, è stato inaugurato lo storico abbeveratoio di via Conte Agostino Pepoli a Trapani, restaurato dopo anni di abbandono. Le opere eseguite dalla EP Costruzioni consentono al quartiere di recuperare uno dei più apprezzati monumenti cittadini, finalmente ritornato all'antico splendore. Il sistema di funzionamento dell'abbeveratorio prevede che i motori si fermino per 20 minuti ogni 2 ore. La sera è previsto lo stop alle 22:30 per riprendere a funzionare alle 8 del mattino seguente. 4 fari illumineranno ogni sera il monumento. I carabinieri di Trapani, al termine di un'attività di indagine, hanno denunciato un 34enne con precedenti di polizia. L'uomo è accusato di aver sottratto una collana in oro strappandola con violenza dal collo della vittima. La donna di origine straniera, che si trova attualmente in un B&B di Trapani, aveva ricevuto una telefonata sul proprio cellulare da parte di un uomo che asseriva di essere un impiegato delle poste che doveva consegnarle un pacco. Dopo alcuni minuti, sentendo suonare il citofono della stanza, non ha esitato ad aprire la porta e si è trovata di fronte il 34enne che con un movimento fulmineo le ha strappato dal collo una collana in oro. I carabinieri hanno immediatamente avviato l'indagine che, nonostante l'assenza di sistemi di sorveglianza nei luoghi interessati, ha permesso di risalire e identificare il presunto autore dello scippo, che è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria con l'accusa di furto con strappo. Ed ora una nota di sport. La società del Mazara Calcio ha reso noto che in occasione della gara casalinga di domenica scorsa con il Marsala ha debuttato l'ultimo arrivato in casa canarino, il difensore centrale Nicola Culcasi, classe 2000 trapanese. In passato il giocatore ha militato nel Trapani e nei giovani della primavera con diverse convocazioni in prima squadra. A inizio stagione 2019-2020 è andato a giocare in prestito al Casarano in Serie D, ma a gennaio è rientrato al Trapani
per poi passare al Marsala. Oggi è un giocatore del Mazara. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.